Cosa posso fare per le persone che hanno perso tutto a causa del terremoto? Questa domanda Moreno Susana, giovane autotrasportatore Camuno, se l'è fatta più volte finché ha deciso di lanciare su Facebook e WhatsApp un appello ad unirsi per fare qualcosa. Risultato: 5 tir carichi di balle di fieno e generi alimentari questo mercoledì sono partiti alla volta delle Marche e dell'Abruzzo. Oh, l'idea è nata perché abbiamo visto le situazioni in cui sono giù gli amici agricoltori e cittadini delle Marche e dell'Abruzzo. E abbiamo visto che anche quelli di Bergamo, Valtellina, così hanno raccolto anche loro parecchi camion e abbiamo pensato di dare una mano anche noi. Non è stato facile coordinare la raccolta. A rispondere per primi all'appello sono stati gli autotrasportatori, poi gli allevatori, che hanno subito pensato di riempire i camion di fieno per le aziende del centro Italia in ginocchio, e poi i cittadini che si sono uniti con generi di prima necessità. Subito hanno aderito Christian Scandella, poi ha aderito Luca, poi subito Ferrari. E anche Giovanni Pollano, Traspo Camuna, hanno partecipato una ventina di agricoltori per quel che riguarda il fieno. E poi hanno aderito una cinquantina di persone che hanno, ognuno ha messo di tutto, dal mangiare ai vestiti, tutta roba nuova, tra l'altro, anche un generatore nuovo della corrente. La catena di solidarietà sarebbe continuata, ma alla fine il gruppo di amici si è dovuto accontentare del lavoro fatto durante una settimana di lavoro in cui tutti hanno preso ferie. Ce ne sarebbe stata ancora di roba da fare, però noi abbiamo preso una settimana quasi di ferie per fare questo lavoro. La destinazione rappresenta una risposta ad una richiesta d'aiuto giunta da un sindaco di un paese in ginocchio. Quando hanno saputo che arrivava questo aiuto, ci hanno contattato, mi ha chiamato il sindaco di Acquasanta del Tronto, dicendomi che da loro non è arrivato nessun aiuto, che sono là in un metro di neve. E il terremoto ha distrutto tutto, se potevamo andare da loro, perché dalle altre parti sono già andati parecchi aiuti, mentre da loro non è mai andato nessuno. Il settore agricolo è stato uno dei più colpiti dall'emergenza terremoto e neve. Animali senza stalle, senza cibo, macchinari fermi, produzioni al palo. L'arrivo dei tir per i cittadini di Acquasanta rappresenterà una boccata d'ossigeno in attesa di tempi migliori. Sono 5 tir, uno l'abbiamo caricato in media Valcamonica, a Braino, Esine. Uno l'abbiamo caricato in Alta Varseriana, uno l'abbiamo caricato qua a Soltocollina e uno l'abbiamo caricato a Grattacasolo. Abbiamo raccolto circa 150 balloni di fieno, tra tondi e quadri, tondi piccoli, 300 ballette e poi abbiamo 30 quintali di mangime abbondanti e poi parecchi indumenti, un generatore, materiale elettrico, parecchi generi alimentari e dopo abbiamo anche 5-6 buste di fondi che daremo al sindaco, che lui le darà alle famiglie più bisognose.